Amici di Onda Libera, siamo alla Memo in occasione della conferenza stampa per la presentazione del 7° compleanno della Memo. E qui con noi Valeria Paterniani, la responsabile del servizio bibliotecario fanese e organizzatrice di tutto, insomma, di tutta sì. Questa cosa. Allora, ci puoi fare un resoconto di come si sta sviluppando il servizio bibliotecario fanese e i risultati, gli ottimi risultati direi che siete stati raggiunti, se ce li puoi sintetizzare? Allora, guarda, noi siamo contenti insomma di come stiamo andando, anche se, come dire, l'obiettivo è sempre quello di migliorare, quindi miglioramento continuo è la prima cosa. Vi do qualche dato, insomma, abbiamo oggi dato in conferenza stampa alcuni dei risultati che abbiamo ottenuto. Gli ingressi nel 2016 sono stati 128.162, vuol dire che dentro questa biblioteca sono davvero entrate tante tante persone, e abbiamo rilevato anche un trend in crescita nei primi 5 mesi del 2017. Abbiamo un incremento del 10% di questi ingressi. Questo dovuto sicuramente anche al fatto che sono tante le iniziative che abbiamo realizzato nel 2016, sono 514, per iniziative io intendo tutto quello che facciamo, dalla grande conferenza alle letture per i bambini, quindi sono tutte le nostre attività che facciamo al pubblico, 514 comunque sono veramente tante quelle che facciamo o in modo autonomo o organizzandole con le associazioni, con le persone che ci chiedono una collaborazione. E anche su questo abbiamo un trend positivo in crescita nel 2017, perché nei primi 5 mesi abbiamo già realizzato oltre 270 iniziative, quindi sono già veramente molte. E le presenze alle iniziative cresce, quindi siamo contenti perché piano piano, anche se voglio dire la crescita è lenta, ma insomma è costante, veniamo apprezzati anche dal pubblico, perché le persone scelgono le nostre iniziative e vengono a frequentare la Mediateca Montanari. Abbiamo anche una crescita, anche qui lieve, ma interessante, sugli iscritti attivi. Noi nel 2016 avevamo 18.309 iscritti attivi, cioè vuol dire che sono persone che si sono iscritte al servizio e che utilizzano i nostri servizi, fanno dei prestiti, vengono qui e vengono ad utilizzare il nostro servizio. Ecco, già nei primi 5 mesi del 2017 abbiamo superato questo numero con oltre 18.812 persone che frequentano attivamente il servizio. Un altro incremento interessante è quello del nostro servizio digitale, che noi promuoviamo sempre e che crediamo sia un servizio molto importante, perché davvero con questo riusciamo a raggiungere le persone che non possono frequentarci qui. È il servizio di Media Library Online, la nostra biblioteca digitale, con il quale effettuiamo i prestiti in digitale. E, l'anno scorso abbiamo avuto un totale di 326 iscrizioni a questo servizio, e già solo nei primi 5 mesi del 2017 abbiamo raggiunto lo stesso numero, quindi siamo contenti perché vediamo che questo è un servizio in crescita e che viene apprezzato. Bene, il compleanno verrà festeggiato nelle giornate del 9 e del 10 luglio con una serie di iniziative. Ecco, ci puoi riassumere un po' in cosa consisteranno queste iniziative? Perché so che cultura a tutto campo, mi sembra. Sì, no? Sì, cultura a tutto campo, in ogni forma, per ogni età, e grazie alla collaborazione attivissima di tutte le associazioni che abbiamo coinvolto per l'occasione, e sono le associazioni che normalmente ci supportano nella nostra quotidianità, ma sono anche alcune di nuove che per l'occasione abbiamo intercettato e abbiamo coinvolto, e quindi siamo contenti di conoscere. Abbiamo 2 giorni intensi, iniziamo il 9, il 9 sarà dedicato prima ai bambini con il mercatino delle pulcette, che invitiamo a venire a vendere tutti i loro oggetti, anche le loro creazioni, qui alla Memo dalle 16.30 il 9, ma avremo anche il Gran Bazar dei libri stanchi dei loro proprietari, che è a cura invece degli amici delle biblioteche
biblioteche del Comune di Fano. La nostra associazione che ci supporta raccoglierà poi insomma, le offerte che gli utenti e le persone che passeranno qui vorranno dare per i libri che saranno in vendita, in distribuzione, per acquistare nuovi libri per la Mediateca Montanari e per il sistema bibliotecario del Comune di Fano, quindi anche per la Biblioteca Federiciana. Poi avremo un incontro invece in cui rendiconteremo sui nostri progetti Art Bonus, sui risultati che abbiamo ottenuto. Stiamo andando avanti su questo e quindi ci piaceva condividere questi risultati con la città alle 17:30, quindi un incontro. E poi invece la serata più popolare, che è quella che ci piace, però, perché è quella che ci fa conoscere la gente, quella che attira il pubblico, e abbiamo quindi per il secondo anno, visto il successo dell'anno scorso, la cena con la gluppa, alla quale poi partecipano anche alcuni degli esercenti qui intorno, come il Caffè Centrale, il Civico 68, la Piedineria Un Morso di Romagna, la Pizzeria McKenzie, la Piedineria Cittadina, che con dei menù concordati insomma possono fornire la cena. Chiudiamo però con lo Slam Poetry, anche questa è la seconda edizione, un'iniziativa davvero che l'anno scorso ci ha emozionati e ha veramente coinvolto tantissime persone. La poesia è sempre anche promossa, anche noi possiamo fare di più, sicuramente con lo Slam Poetry, quindi anche al gruppo delle nostre affezionate utenti che si sta occupando di questo progetto, che sono Elisa Simoncini, Agnese Giacomoni, Carla Luzzi e altre, tante altre che ringrazio, organizziamo questa bellissima iniziativa. È una gara poetica quindi per persone che amano la poesia, che scrivono e che insomma si fronteggeranno con i versi che loro scrivono. In ogni cosa della natura, nell'acino di un grappolo d'uva e nella rotonda luna gialla, nel basilico sul davanzale che l'aria d'estate profuma, nella lucertola dalla coda mozzata, nell'acqua che cade cascata dal cielo, quel cielo che ospita i voli e si veste di nubi cucite coi raggi del sole, nel riflesso delle ombre sui muri, nell'odore che viene dalle cantine, nelle gocce sudate di sale, nel mare che mai si riposa, nella terra cruda, nel fuoco del bosco che sgretola i rami di cenere nera, nel rosso di sera, nel fiore appassito, nel silenzio del sonno pomeridiano che spinge la notte sul giorno, affacciata alla luce chiamata dal buio di un sogno, io scopro i tuoi occhi lontani col vento, sta sul fiore, corteccia di notte l'amore. In ogni cosa della natura per me è naturale trovarti. A volte poi, tutta sola, inseguo il cammino di una formica. Passiamo al 10. Il 10 è una giornata ricchissima, tantissimi sono gli appuntamenti, andiamo davvero dalla lettura ad alta voce più tradizionale per i bambini piccoli a un laboratorio che quest'anno realizziamo per la prima volta sulle pettinature, quindi dedicato ai genitori che hanno bambine con i capelli lunghi, anche molti papà che non sanno come pettinare le bambine. Abbiamo un nostro affezionato utente che Stefano Fucili, il parrucchiere Belli Fuori, che organizzerà questo laboratorio dedicato agli adulti che devono pettinare tutti i giorni le bambine. Poi inventeremo anche una nostra pettinatura per l'occasione. Ma diciamo che insieme a tanti che veramente organizzano queste iniziative, che ringraziamo tutti, avremo ad esempio anche il laboratorio con Stefano Furlani sui sassi d'autore, ma avremo l'associazione Apito, Chiara Danza, il Cremi,
il Drago Fanfarone, tanti tanti altri, il Paese dei Balocchi, l'Associazione Next, Letteraria, l'Africa Chiama, l'Associazione Culturale Fano Music Story, il Coro Gospel e anche Italic, insomma sono davvero tantissimi, li leggerete tutti nel nostro opuscolo che è esaustivo di tutto. Abbiamo poi, ecco, il momento finale che è quello della torta. La torta dove ci con sarà sette nostra, candeline, con sette candeline, avremo come nostro ormai consuetudine una lotteria, ci saranno due premi per l'acquisto di libri presso le librerie cittadine e poi una cosa, diciamo una novità, le due novità di quest'anno del 10 sono queste. Una è la presentazione di un libro, normalmente facciamo sempre laboratori, cose molto dinamiche, però quest'anno alle 17.30 alle 17 presenteremo un libro importante che è il Mantello di Carta, è un libro dedicato dall'Associazione Maruzza ai bambini malati in fase terminale e quindi è un argomento molto serio ma a cui noi teniamo molto e che siamo contenti di poter condividere con tutti i cittadini. Per l'occasione avremo anche un ospite speciale insieme all'Associazione Maruzza, ci sarà anche il Vescovo di Fano che ci ha detto che parteciperà e di questo siamo molto contenti perché finalmente il giorno di San Paterniano, esatto, e noi festeggiamo il nostro compleanno ma uniremo le due feste in una. Siamo alla Memo per il 7° compleanno, 9 e 10 luglio, per un insieme di laboratori, attività, concerti e quant'altro. Ciao, sono Stefano della parrucchieria Belli Fuori di Montefeltino. Abbiamo ideato questo laboratorio per insegnare ai genitori a fare dei piccoli e veloci raccolti alle loro bimbe oppure anche per le bimbe stesse che vogliono imparare a raccogliersi i capelli con delle soluzioni veloci e facili, però insomma d'effetto. Adesso abbiamo un babbo che si sta cimentando in due trecce con dei buoni risultati, vediamo, speriamo insomma in altri genitori che hanno voglia di imparare. Marta Galli, Associazione di Volontariato Drago Fanfarone, laboratori 0-3 anni di libera scoperta e libero movimento, perciò incassi, percorsi, scoperte a livello olfattivo, quindi erbe aromatiche, sonoro, sacchettini con tutti i materiali di riciclo, con suoni diversi, consistenze diverse, colori, tutto diciamo con materiali assolutamente utilizzati quotidianamente a casa e quindi che i bimbi possono incontrare e vedere e manipolare tutti i giorni dai genitori e che piano piano li accompagnano poi a scoprire tutto quello che si può incontrare durante la crescita. Giuliano Giampaoli per l'Associazione Amici della Biblioteca di Fano. Abbiamo aperto questo banchetto con i libri abbandonati, regalati, lasciati qua dai proprietari. Cerchiamo di venderli a 3 euro l'uno più o meno. Vorremmo utilizzarli con tutte queste iniziative per aiutare l'attività delle biblioteche, cioè la capacità di diffondere la cultura, il gusto di leggere, l'informazione, la conoscenza della nostra comunità. E sarebbe una cosa che io credo davvero importante se riuscissimo a dare una piccola mano per migliorare. Salve, io sono Omar Leone, sono presidente dell'Associazione Maruzza Friuli Venezia Giulia e coordinatore dell'Associazione Maruzza Regionali per conto della Fondazione Maruzza. In questi anni la Fondazione Maruzza si è resa conto che parlare del tema così complicato che è quello del bambino affetto da patologie gravi, croniche, inguaribili, è molto difficile. Inizialmente la Fondazione Maruzza ha sempre parlato di questo argomento agli addetti ai lavori, ai medici, agli infermieri, ai psicologi, ma con molta difficoltà riusciva a trasferire questi concetti importanti alla gente che non è del settore. Quindi ci siamo chiesti come fare, come avvicinarci a queste persone. Ecco che è venuta fuori l'idea, prima contattando dei fumettisti di fama internazionale, tra cui il rappresentante Giulio Di Vita, che si sono sensibilizzati a questa tematica e si sono tutti quanti uniti in maniera volontaria, donandoci delle loro rappresentazioni
che hanno a che fare con il bambino o con il mondo del mantello. Nel frattempo siamo riusciti a sensibilizzare questo tema anche Carlo Lucarelli, un famosissimo scrittore della realtà del panorama italiano, che veste un strano e inedito costume di narratore di fiabe. E una cosa molto importante, mantello di carta. Perché questo titolo? Perché quando parliamo di cure palliative, la parola palliativo deriva proprio dalla pallium, che in latino vuol dire mantello, che differentemente da quello che sono i mantelli di supereroi che cinge soltanto alla spalla, alle schiene, il pallium un tempo cingeva tutto quanto il corpo, così come fanno le cure palliative. Le cure palliative si prendono cura di tutto il corpo, una presa globale a 360 gradi, dal punto di vista medico, infermieristico, psicologico, spirituale, sociale e così via. Io sono qua proprio per parlare, presentare il mantello di carta, sia libro sia cortometraggio, ma anche per dare evidenza all'operato dell'Associazione Maruzza Marche, che è qui rappresentata da Elmo e che da anni sta lavorando per promuovere e far applicare le leggi, la legge 38/2010 e quelle che sono le cure palliative pediatriche nella regione Marche. Questa è un'ulteriore occasione che poi, diciamo, riteniamo in questo momento particolarmente efficace, anche perché si parla tanto di Charlie, e vi vorrei ricordare, come diceva il professor Luca Monfredini, che in Italia abbiamo 35.000 Charlie. Quindi è un appello che noi facciamo alle istituzioni, a tutti quanti, a cominciare a parlare di questi bambini inguaribili, cosa facciamo, cosa non facciamo, perché purtroppo nel centro Italia per loro non abbiamo nulla, non abbiamo un centro, non abbiamo qualcuno che si occupi di loro. Il centro più vicino per noi è Padova. Io spero che con questa sensibilizzazione, grazie alla Maruzza, grazie al libro che stiamo presentando, dare un'ulteriore spinta a quello che è il problema dei bambini inguaribili.